preciso e ineludibile impegno mi vedo costretto a disertare l'odierno convegno di Cagliari dell'Istituto di Ricerca Storica delle Due Sicilie dopo un anno di pausa è tornata ad organizzare. Ma se sono distante fisicamente, il mio cuore è lì in mezzo a voi per rendere onore ancora una volta a quei valorosi soldati napoletani che si batterono con grande coraggio nella battaglia del Volturno, nel tentativo di capovolgere le sorti di un conflitto ormai segnato. In molti si immolarono fino al sacrificio finale e caddero da eroi. La vulgata storiografica, però, sempre troppo partigiana, ha voluto sminuire il loro valore, utilizzando canovacci stantii, ripetitivi e ingiuriosi, oltre che inesatti. Il soldato napoletano, infatti, quando è stato ben guidato, ha sempre dato prova tangibile del suo ardimento. A Cagliazzo, sul Volturno o durante l'assedio di Gaeta. Lo scopo di questo convegno di capo, annato per volontà del comandante Giovanni Salemi, simbolo adamantino della grande nazione napoletana, che ci ha guidato per tanti anni con il suo esempio e con la sua tempra di valoroso combattente, è proprio quello di ristabilire la verità storica e di restituire al soldato di sua maestà borbonica quell'onore che gli è stato inopinatamente sottratto. Per cui i miei ringraziamenti più sentiti vanno a tutti quelli che si sono adoperati in vario modo nell'organizzazione di questo evento, agli illustri relatori, alla gentile coordinatrice, alla dirigenza scolastica del liceo musicale di Capua che ci ospita nella sua bella sede e a tutti quanti voi che avete deciso di partecipare alla commemorazione. Un ringraziamento particolare va al dottor Peppino Catenacci che ricorderà da par suo quella straordinaria persona è stata Giovanni Salemi, il cui ricordo struggente continua a rimanere ben presente nel cuore di noi tutti, e al cavalier Giancarlo Rinaldi, amico fraterno che si è caricato sulle sue spalle onuste la gran parte dell'organizzazione di questo evento. Infine, un'ultima considerazione: se oggi sabato 5 ottobre 2019 siamo qui a Capua per ricordare un evento che di fatto sancì la fine del glorioso regno delle Due Sicilie, se ancora dopo tanti anni avvertiamo il piacere, ma anche il dovere di rievocare tale vicenda, lo si deve esclusivamente al comandante Giovanni Salemi. È a lui che ci ha indicato la strada da seguire ed è lui che ci guida ancora dalla sua con fiero ciglio affinché quella strada possa essere da noi percorsa anche negli anni a venire. Perdonaci, caro Giovanni, se spesso e volentieri da figli indegni e degeneri non riusciamo a seguire sempre fino in fondo il tuo fuggito esempio, come lo scorso anno quando colpevolmente siamo rimasti fermi a guardare. Una cosa però mi sento di prometterti: fino a quando sarò io a presiedere questo silenzio, il convegno di Capua non accuserà mai più pausa, ne può essere certo. Grazie per tutto quello che ci hai donato, caro Giovanni, e che il riposo eterno ti sia lieve. Capua, 5 ottobre 2019. Il presidente dell'Istituto di Ricerca Storica delle Due Sicilie, Fernando Riccardi.